Ugo Balzari, nato a Milano il 3 ottobre 1922. Cartolina mi è arrivata poco dopo Natale. Sono partito per Edolo e sono arrivato il giorno 7-8, il giorno dopo l'Epifania, il giorno preciso non lo ricordo. Lì mi hanno vestito e il giorno dopo, sempre sui vagoni bestiame, quelli che voi conoscete come Auschwitz, sono andato a Merano, a Maya Bassa, a fare il corso allievi, no? Sotto il comando del colonnello Lavizzari, che poi venne in Russia alla Iulia. Allora, tutto il 5° Reggimento Alpini era con parte della divisione Tridentina, no? Allora, prima di tutto la divisione Tridentina si divide in 5° Alpini, 6° Alpini e 2ª Artiglieria Alpina. Questa è la forza, che sono circa 57.000 e 500 uomini. Giovani, ero dei portaordini sciatore ed ero il più giovane di tutti. Sono diventato capo pelotone degli sei sciatori, che erano 12, ed eravamo alle dirette dipendenze del maggiore Dante Belotti, comandante dell'Edolo. Siamo partiti a metà luglio perché abbiamo fatto la rivista davanti al re a Torino in piazza San Carlo, mi sembra, sì, dove ci dissero: chi per la patria muor, vissuto è assai. E poi arriva il reverendo: muor giovane colui che al cielo è caro. Io ero davanti vestito di bianco con la baionetta e i miei 20 anni li ho compiuti 6 mesi dopo, circa, no, meno. 3 mesi dopo sul Don. Siamo partiti da lì, abbiamo fatto tutte le stazioni, fermo le stazioni, Zeppoli, Mamme,
e mogli, alcune avevano la moglie degli Stati Uniti. Quando siamo arrivati penso a chi, no, un altro nome, ma vicino a Kiev, dove adesso è in perversa la guerra, così. Poi se volete un aneddoto allegro, quando noi siamo arrivati, i battaglioni sono arrivati, però non sono arrivate le cucine per far da mangiare. Allora l'alleato tedesco ci ha offerto, lui, la minestra calda, un color marrone, dicevano fatta di carube. Bon. Il primo atto eroico, 2 giorni al cesso, 57.000 uomini del corpo d'armata alpino, per 2 giorni sono stati al cesso per la diarrea di quel minestrone che ci è andato. Poi dopo siamo partiti perché noi dovevamo andare nell'Elbrus, come si chiama quella zona lì, non mi ricordo. Invece se non siamo andati, ci hanno dirottato, stavamo andandoci a piedi dopo 2 o 3 giorni di marcia, no? E lì vi posso portare un aneddoto molto bello. Nella mia squadra, no? C'era, no, giudici di Clusone, caporale maggiore, io ero davanti e attraversavamo un paese dove ci sono tutte le isbe da una parte e dall'altra, allontanate da un orticello davanti, no? Questo per la paura degli incendi, come divino, così. A un dato punto, a un cancelletto, c'è una donna con in braccio il più piccolo e una basletta di legno piena di patate, carote, cipolle, eccetera. È attaccata alla sua gonna con gli occhi sbarrati, così gli altri 4 bambini, più a scalare, che ci guardavano spaventati. Mi sono rimasti negli occhi, nella mente, nella memoria della mente, gli occhi sbarrati di una bimba o un bimbo, non lo so, che mi guardava così. Lì la donna ha detto: i tedeschi, bravi, carrosciò, che vuol dire buoni, germaschi, zavrale, rubarono la mucca. I tedeschi zavrale, rubarono il latte. Io ho piach malenchi, 5 bambini, niente cucurusa, niente pane, niente molocò, niente latte. Il giudice che era dietro mi dice: te Milan, tu lo capisci, com'è il poker che ha? Boh. Poi siamo andati avanti, dopo un po' ci hanno caricato sui camion perché i russi avevano sfondato la Sforzesca, e allora siamo andati avanti, noi e il vestone è andato avanti a tamponare e noi siamo rimasti lì fra i carri armati del 3° bersagliere di Milano, terzo bersagliere di Milano, e così tamponarono tutti e furono i primi morti. Allora, dopodiché ci caricarono sui camion e ci portarono sul Don a Bassovka. Cammina, cammina, la casa è lontana.
E il tuo compito qual era? Il mio compito era fare il portaordine, io dovevo così sempre e veniva spesso Don Carlo andare giù a portare gli ordini, perché il telefonino non c'era, il telefono era quello con i fili fuori, il primo colpo di cannone, di mortaio saltava, quindi fuori il portaordine. E allora io, come gli altri, no? Di volata, il comando era in un bunker. Bunker è lo scavo che si è fatto per terra con sopra tutte le piante e sopra la terra, sottoterra, dal bunker di comando dell'edolo dove c'era il maggiore e dove dormivamo noi nell'anticamera e dove si era fatto anche un blocco così, perché è tutto gesso lì, un blocco così che faceva da altare al Don Carlo quando veniva a dire la messa. E a sinistra un alpino ha fatto una nicchia e poi un manzù alla qua tiepida, se vuoi, ha fatto una decina di statuine e ha fatto il presepio. Quando sono tornato nel 2004 sono andato lì al paese, sono stato da suo starosta, che è il podestà, poi la mamma, la moglie Alessandrovka del podestà mi ha portato su al bunker nostro, c'è ancora la nicchia, le statuine non più, ma c'è ancora la nicchia del presepio e l'altare e le stanze. Stato tranquilli, non ha mai combattuto. Hanno la prima battaglia che anche ha fatto loro, i russi, dove ero io a Bassofa, è stato il 14 o il 15 gennaio, due giorni prima della ritirata che è successa il 17 di gennaio, ore 17, quando è stato dato l'ordine di portarsi su nuove posizioni a Podgorenoje, dove cominciamo dopo 15 battaglie, e tutte le 15 battaglie, no, 3 erano già state fatte dal Cervino e dalla Iulia e dalla Cunense soprattutto, e dopo 15 battaglie siamo arrivati alla famosa Nikolaevka. E lì a Nikolaevka, la prima battaglia fu Skororip, dove, finita la battaglia, Don Carlo Gnocchi chiede al colonnello Galimberti 3-4 uomini per poter tornare indietro sui campi di battaglia a dare la benedizione. Noi mettevamo a posto tutti i morti e mettevamo a posto solo gli alpini. Quando Don Gnocchi si è accorto, ci ha detto: ragazzi, non solo gli alpini, ma tutti, russi, siberiani, tedeschi, tutti, perché qui ci sono solo creature di Dio. A Scheliachino, la battaglia di Scheliachino è una battaglia bruttissima, forte, e ce la siamo cavati per poco, perché per di più la sinistra c'era il famoso organo di Stalin,
la Catiuscia, cioè quel cannone a diverse bocche, che quando arrivava, arrivavano i grappoli, così. Dove arrivava lei non c'era più nessuno, c'era la neve, era buttata per aria, erano tirate su tutte le zole e non si capiva più dove finivano le zole e dove cominciavano i pezzi d'uomo. Così. Questa, dopo Scagliacchino, il colonnello Adami chiama a rapporto il maggiore Dante Belotte, comandante dell'Edolo, il capitano, che se mi sembra, solo che di Lecco, se non sbaglio il nome, è Prati, e il maggiore Sarti, che era capitano d'Alpignano, quando siamo partiti, del Morbegno. Dopo un po', io ho accompagnato il mio comandante, il Dante Belotte, e ero seduto fuori sul legno del ballatoio, che ogni isba, e viene fuori incazzatissimo il maggiore Sarti, che va al suo battaglione, fa la donata veloce, partenza, e parte via, secco netto, sul nord. Mentre la via logica era est-ovest. Il Don è così. Mosca, Stalingrado. Allora, dopo un po' mi chiama il maggiore Belotti e mi dice: Ugo, tu e l'Ermenegildo Maculotti del paese che c'è sopra Ponte di Legno, che non mi ricordo più, Viale mi sembra, quel che l'è, e altri due portavoce del Tirano, i soliti compagnoni e dei capitani o sertorelli, perché i cognomi sono sempre uguali, spana più, spana meno, quello. Andate a portare con il capitano Prati, andate a recuperare il battaglione Morbegno. Arriviamo in una barca vicino a Varvarovka e alt, arrivano tutti i carri armati e ci bloccano. Siamo circondati da carri armati. Io arrivo e trovo la slitta del mio battaglione, su cui c'era l'attendente e c'era il segretario del battaglione, Noseda, era di Como, era del 12, aveva due figli. I carri armati scendono così lungo di noi, contro noi, con in mezzo la slitta bianca, sugli sci bianchi, con i siberiani bianchi vestiti di piuma bianca, la prima, come una réclame del Michelin. Arrivavano giù e lì è stato un macello di tutti. Io ho fatto in tempo a lasciare gli sci e saltare via dalla slitta. È arrivato il carro armato è passato sopra la slitta dove c'era Noseda, trinciato, quando non si capiva più niente, solo sangue, carta, pezzi d'uomo, di vestito, di tuta, così, per bianca. Era di Como, ho detto. Che l'hai detto. Era lì dove aveva detto. Bene, va bene, finita, sì, tam, tam. Io riesco a scappare via, poi trovo un cavallone di quelli grossi, no, bianco,
bianco maculato di grigio, come si chiama? Ha un nome. Bene, quel colone lì, staccato dalla slitta, aveva solo la briglia e non aveva selle perché era attaccato a un carro. Io che non ero mai andato a cavallo, dico, beh, allora ho tirato una cassetta delle munizioni vicino, ho aperto la cassetta, ho visto che c'era delle ciotole di cioccolata, no, soldi di cioccolata, mi sono riempito le tasche, no, c'era dentro una laica e un cannocchiale, e poi hop, sul cavallone. E il cavallone è partito come un razzo, io non ero mai andato a cavallo, ero aggrappato alla criniera e l'altra mano alla briglia e le gambe strette attorno al collo del cavallo, perché andavo come un matto in mezzo alla neve. E mi ha portato fuori, mi ha sparato dietro, non mi hanno preso. Sono uscito e via, andava. A un dato punto, bam, si è fermato di colpo. Davanti, sullo spigolo della barca, c'erano dei militari, però io non sapevo, ma lui non andava più avanti. Allora sono saltato giù. Io ho guardato, ma non capivo se erano italiani, tedeschi, russi, ucraini, non lo capivo. So che erano, lui ha capito che erano militari, il cavallo. Io sono andato vicino, penso a te che si dice? Culo. Che anima. Vado a sbattere contro il mio battaglione. Davanti alla poco prima di Nikolaevka e poi arriva Nikolaevka, dove il Dante Belotti, il maggiore, dove il Mannoio, dove il Reverberi, il generale di corpo della divisione tridentina, urla Belotti! L'ultima speranza è l'idolo, perché oramai il tirano si era frantumato, il Morbene non c'era più perché era andato di là. Allora, avanti Alpini, si va in Italia, giù come si chiama? Ferrovia. Passaggio a livello, lungo le case. Fate attenzione. Ragazzi, siccome in ogni ISVO c'è dentro i russi, quando vedete cacciar fuori il fucile sul davanzale, sparate una spanna sopra, c'è dietro il russo. E difatti era così, perché uno mette fuori il fucile e dopo la testa per sparare, non spara così. E così siamo arrivati alla fine di Nikolaevka. Alla fine di Nikolaevka, dove c'è la chiesa, entriamo in un isma per cercare di dormire, perché a 40 sotto zero, 48 li abbiamo sentito, non si può dormire, nemmeno qualcuno che ha fatto l'abbiamo trovato duro, gelato di cera, come se fosse di cera. Viene fuori il maggiore che era in uno stanzino lì. Ragazzi, in piedi per favore. Ci conta. E poi piangendo, gira i tacchi e ritorna indietro. Il giorno dopo partenza alle 3, questo lo dico perché è un aneddoto che mi
per quegli italiani, tutti ancora adesso. Io sono andato nel 2004 per conto del Corriere con il Lorenzo Ferruccio, Lorenzo Cremonesi. Lorenzo Cremonesi, che adesso è a Kiev. E vado avanti col compito di guardare in tutte le isbe se c'è nascosto qualche russo, in ogni... perché noi, perché il grosso della divisione del Edolo e Tirano, gli avanzi passavano da lì. Allora noi due eravamo qua, io e il Maculotti, su di Ponte di Legno, il paese di Santa Eufemia, sopra, avanti. Io entro in un'isba, vado dove c'è, dentro c'è la, come si chiama, la stube, e cerco se c'è del latte, no, perché c'è sempre una nicchia dove c'è del latte a una temperatura costante per i bambini, perché sennò è troppo freddo. Io non so, allora guardo dietro c'è tutto il pianale sopra, ci vanno a dormire, caccio la mano dietro così, prendo una coscia, salto indietro e fuori. E allora esce due ragazze perché erano giovani, escono, vengono fuori all'aperto e si mettono tutte e due contro la parete, tirano davanti la borsa e tirano fuori la fotografia della mamma, o dell'amoroso, della moglie, ma della mamma, penso che erano giovani, piangendo, perché sanno che non possiamo fare prigionieri, facciamo fatica a camminare noi, non potevamo, anche con tutta la buona... E piangendo con questa fotografia qua, mi guarda. Io sono lì col fucile, i giudici anche, ci guardiamo in faccia e dico: oh, giudici, come il poker, ora? Vada via il chio, il milanese. E siamo andati via, li abbiamo lasciati vivi e loro dicono tutti contenti. Ed è per quello che è stato detto di Tagliaschi, caro Sciò, e che poi Stalin ha detto i Tagliaschi, gli alpini italiani sono gli unici soldati invitti in terra di Russia. Invitti in terra di Russia. È il bollettino 680-684 circa, scritto da... E così siamo arrivati poi a Upchenko, un nome così, 62 chilometri quel giorno lì di marcia, con un cielo stupendo e 48 sotto zero. Andavamo così veloci perché oramai il grido di avanti Savoia non la diceva più nessun soldato, capo, nessun comandante ha più detto quello. Hanno detto tutti, avanti alpini, si va in Italia. Poi
andavano, come dicevo, era un reggimento russo che tentava di, andavamo più noi, hanno piantato lì perché hanno capito che non ci stavano niente, che noi andavamo a casa in Italia, questo è il problema. È stato il primo, io considero che sia stato il primo rifiuto al fascismo, perché a quei tempi c'era ancora il fascismo, il Duce c'era ancora, non la Repubblica, l'Italia fascista. Sì. Al 19 di marzo del 43 la nostra tradotta arrivava a Tarvisio, un palo dedicato con sulla bandiera rosso, bianco, rossa, austriaca, avanti lì un altro palo con sulla bandiera italiana, bianco, verde, rosso, tutti piangevamo, dentro nelle divise ballavamo tutti perché era un esercito di cadaveri. Sono arrivato a niente sosta, a ogni stazione ci buttavano su qualche cosa o da mangiare o formaggio, salame, cioccolatini, cioccolate, pane. Siamo arrivati a Gemona, alt, divieto di scendere. Vabbè, io ero seduto così con le gambe fuori, per fortuna come portaordini c'era anche il resto della banda, per cui qui trombone e qui tambur, un po' più di spazio c'era, gli altri vagoni erano su, pressoché impastati l'uno all'altro, ma altro che era su in alto, i tedeschi volevano che noi ci si fermasse a combattere ancora, perché servissi, a costo di andare a piedi, e allora per non fare la brutta figura che gli italiani tornavano a piedi dalla Russia, ci ha dato i vagoni. Dopo una settimana ci ha dato la locomotiva e vabbè, in due giorni e due notti siamo arrivati a Tarvisio. Alla mattina, come oggi, 19, palo palo, arriviamo giù, io sono seduto con le gambe che danno fuori, no? Fuori dalla... perché sono i vagoni, quelli che conoscete voi, di Auschwitz, con i portelloni. L'apertura così. Mi viene accanto una donna con le mani una fotografia così, piangendo, mi dice: "Hai visto il mio Tony?" Naturalmente no. E lei, sempre piangendo, ha abbozzato un sorriso, ma io lo so che vedrò ancora il mio Tony in cielo. Ci hanno dato 30 giorni di licenza premio, li abbiamo fatti, poi io ero, poi sono andato all'ospedale per il rinnovo, era l'8 di marzo, il colonnello qui di Baggio ha dato tutti i 3 mesi di vacanza e quindi via. Ho fatto i primi 3 mesi della Repubblica fascista, no? Con quella, quindi dopo di quello ho cominciato a dovermi nascondere al 5 di marzo del 44,
venne l'ordine di presentarsi alle armi dalla Repubblica Fascista, pena da morte, la pena di morte. Io non ho voluto andare, io mi sono presentato qui alla scuola di mia, eravamo accasermati alla scuola di via, beh, mi scappa la via, dove finisce, vicino a via Moscova, e lì volevano, poi mi ha mandato a Reggio Emilia per partire per la Germania. Io, quando il treno è arrivato all'Ortica, sono saltato giù, si mi sono infilato dentro in quei tubi che ci sono sotto le ferrovie, e sono stato lì, poi ho aspettato che andasse via il treno e sono scappato. Mi hanno ripreso e mi hanno portato all'ospedale, perché io con la faccenda della Russia potevo essere portatore del tifo petacchiale, che è una rogna. Quello lì mi ha dato 3 mesi di... No. So che gli sono scappato dall'ospedale e sono andato a Baggio dei miei zii, non a casa di mia mamma, perché sennò sarebbero venuti a cercarmi. Ma non ti avevano portato a Tirano? Sei scappato dalle prigioni di Tirano? Questo è l'altro. Sì. Dopo la ritirata, questo scappamento, per non andare, non sono mai riusciti a portarmi in Germania, nonostante tutto. Io posso fare solo il confronto. Avevamo un abito, noi portaordini avevamo un vantaggio di avere anche la divisa bianca del Monte Cervino, per mimetizzarci, e allora quello faceva un po' da camice alla divisa e quindi anche al freddo. Don Carlo, un santo, noi l'abbiamo fatto santo là, qui non sono ancora riusciti a farlo, è solo beato, là è un santo. Noi tutte le volte che ci trovava ci domandava, e scrive la mamma, perché lui era rimasto orfano a 7-8 anni del papà e gli era rimasta la sola mamma, quindi per lui la mamma ed io, penso, erano le cose più importanti che aveva del mondo. Ecco. Basta? Basta. Don Carlo vado ogni tanto qui alla chiesa dalla fondazione, dove c'è la sua salma. Mi inginocchio, gli faccio ciao
e mi siedo. O vengo via a seconda. A Bassocca, siccome c'era una discesa piuttosto veloce dal bunker di comando al bunker del capitano Bersani della 51 sul Greto, lui voleva sempre andare nelle postazioni delle mitragliatrici e dei fucilieri a parlare. Allora, per evitare, lo prendevamo in spalla, te l'ho già detto? No. Lo prendevo in palla, così, e accucciato giù sugli sci, così, li mettavamo su una mantellina nostra bianca, e giù così, giù fino in fondo non si poteva tagliare piante, logico, no? Allora avevamo steso fra due alberelli una corda, così, dove sbam, sbattevamo contro come le fascine, la tecnica alpina, come le fascine. Naturalmente lui, povero Cristo, in spalla, mi si piantava giù come un ravanello. Allora ciappavo, mi tiravo, se scorrevo nel letto e per portarmi nelle posizioni. E lui rideva di Cristo, lì che beato. C'è di che ridere, eh sì. In effetti. Sì. Questo è un bel aneddoto. Sì. Don Carlo. Mormorando, stremata, 100.000 voci stanche di un coro che si perde fino al cielo. Avanzava in lunga fila la marcia dei fantasmi in grigio verde. Non è il sole che illumina gli stanchi gigli di neve sulla terra rossa. Gli alpini vanno come angeli bianchi e ad ogni passo coprono una fossa. Io difatti mi sono messo adesso, e questo mi fa molto piacere se mi fai propaganda, a ricordare la mamma del caduto, il martire più martire di tutti i martiri. Abbiamo consumato le apuane per fare targhe, monumenti ai vari generali, ai vari... La mamma del caduto, zero, niente, ignorata. Adesso io ho cominciato a Edro a fare un monumento che è un ramo di larice basso che crolla e un palo d'orto che la sostiene. La mamma distrutta e la fede, la religione che la sostiene. Questo è. Io sto facendo fare un grosso, un bel monumento dentro a una piramide di vetro nella zona sopra Erba, sopra Como, sopra Canzo, Como, così, perché è al centro delle Alpi, dove a destra vedi il Monviro innevato, senti l'odore di tutte le montagne della Val d'Aosta e di qui vedi fino al Monte Imperatore, dove pensi che c'è il Friuli. Questo è il più avanzato di più di tutti ci sarà questo monumento alla mamma semplice, una lapide, perché in tutto il mondo, da quel che ho saputo dall'internet, ce n'è una sola, una mamma, la statua di una donna su una scogliera dell'Australia che guarda l'oceano indiano
dove è andato a piccolo incrociatore che ci lasciò suo figlio. Rimane solo l'amore della mamma e il martire dimenticato. Io sto facendo quei monumenti lì perché se vicino a ogni monumento di cadute che c'è in ogni paese ci sarà dietro una lapide che dice il monumento alla mamma sarà il primo passo verso il mantenimento della pace che non ha voglia di farlo nessuno, a cominciare da Putin. Perché? Perché la mamma rappresenta l'amore, la cosa che ha bisogno il mondo, non le guerre. Un altro aneddoto. Seduto con dei viscerei raccolti e tenuti nella pancia, c'era un alpino, il quale, rivolto a un suo compagno di paese, gli ha detto: «Ciao Beppe, salutami la mia mamma, io resto qui». Il buio e la notte e il gelo mi copriranno, ma tu ricordati che qui ritornerà, in questa spiazza di betulle ritornerà la primavera e la mia mamma. Cominciamo con una cosa. Ancora oggi c'è ancora tanta retorica e demagogia a favore dell'Italia. Perché? Te lo dico io il perché. Perché a me ancora adesso dicono: «Ugo, bravo, hai fatto il tuo dovere». Momento. Siamo matti? Io vi posso assicurare che Cuneense, Cervino, Tridentina, Iulia e sicuramente anche le altre armi che io non annovero perché parlo solo di alpini, ma anche i marinai di Lampedusa o gli avieri di Viterbo, la stessa cosa, intendiamoci. Bene. Nessuno ha sentito il dovere di fare 1500 chilometri oltre i confini sacri, e in questo caso il Brennero, per andare ad ammazzare gente che non sapevamo nemmeno che c'erano, salvo che sui libri delle medie. Quindi cosa venite a dirci dovere? Non ditecelo più. Dovere, niente. Questa è la realtà. Ancora oggi si sente dire: «Bravo, fai il tuo dovere». No! Nel mondo oggi muoiono 40 milioni all'anno di bambini entro un anno per la fame. Facciamo qualcosa per questi, non per ammazzare gente che non sapevo neanche che c'era e che non mi interessava. Questo è il mio grido. L'ONU dovrebbe obbligare tutte le nazioni, tutte, a mettere nel,
nelle leggi costituzionali queste due cose qua, che io le faccio con Lino Amameli. L'ho già fatta, no? Lino Amameli lo canto, è l'inno nazionale, è sacro, perché ha seguito tutta la i patrioti dell'Ottocento fino all'861 quando arrivarono a Roma. Bene, è sacro, però bisogna, signor Mattarella, metterla a posto in qualche cosa. Ad esempio, ov'è la vittoria schiava di Roma? Ma abbiamo preso batosta da tutte le parti. In Albania, se arrivavamo in tedesco, facevamo il mare di... Adriatico. No, è vero, dice Ionio, a nuoto. Vero. Era la main, alta batosta. L'unica vittoria sono state, guarda caso, a senso contrario della conquista, per tornare a casa. Strano, eh? Quindi, poi, l'altro pezzo di inno, o comunque, stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, sì, stupi! Perché cosa? Allora davanti bisogna, signor Mattarella, mettere questo. A difesa dell'Italia stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte. Sì, questo bisogna fare. Basta di dirci a difesa dell'Italia. Non per venire a conquistare uno che non so neanche chi è da ammazzare. Questo, i giovani devono imparare, come te, questo, a difesa dell'Italia, cambiamo l'inno di Mameli, cioè cambiamo, aggiungiamo, aggiustiamo. E poi un'altra cosa, che nelle leggi costituzionali di ogni nazione, si è vietato dire Italia, come dicono, Italia in piedi, andiamo in guerra, andate in guerra. Ecco, allora non andate, andiamo coi politici, obbligare i politici a venire anche loro a fare la guerra, scoppia la pace. Non viene più nessuno. Questo metterlo sul giornale a firma mia, se vuoi, per non avere rogne, te, io non me ne fanno. Perché... Campana, il suono.